Bentornati chef nella mia cucina. Oggi vediamo insieme gli strumenti che chi ama cucinare, che sia il cuoco della domenica o uno chef, non può non avere. Stanco di avere mille utensili in cucina che non sai come utilizzare? Da oggi problema risolto con Miracle Coso Plus. Con lui potrete tagliare, raschiare, bollire, mangiare. Non è vero. In cucina servono attrezzature specifiche per lavori specifici. Microplane. A differenza delle classiche grattugie di vostra nonna fatte con le lamiere bucate a mano, le microplane hanno tante piccolissime lame affilate. Queste permettono di grattugiare i cibi in modo diverso, anche più scenografico volendo, ma soprattutto di aumentare la precisione della lavorazione. Ad esempio, sugli agrumi è possibile andare a grattugiare solo a buccia esterna, senza andare a toccare la parte bianca, e la pulizia è molto più semplice di una grattugia tradizionale. Forbice. Non serve averne tanti tipi, ne basta anche una sola, l'importante è che sia buona. La qualità si vede dal fatto che lama e impugnatura sono un pezzo unico, anche se rivestite. E questo è importante perché la forza che si imprime sulla lama così è ben distribuita anche sull'impugnatura. Altra cosa utile, ma non indispensabile, è che sia smontabile. È più facile da lavare, quindi più igienico. Pinze per spinare il pesce. La maggior parte dei pesci ha una spina longitudinale, e nel filetto, tra pancia e schiena, ci sono le lische trasverse. Per la dimostrazione, naturalmente, abbiamo preferito utilizzare un pesce alternativo. Da cotte si sfilano facilmente, ma da crude no. E farlo a mano è follia. Pinza da servizio. Non deve mancare in nessuna cucina, perché la si usa per tantissime cose. Per girare la carne, girare la pasta, mantecare. Mi raccomando, prendetela in acciaio solo se utilizzate pentole non antiaderenti, altrimenti fate i solchi. Con le pentole antiaderenti vanno bene quelle in plastica o in silicone. Pela patate. È indispensabile. Oltre alle patate ci potete pelare le carote, fare una julienne, le chips di verdura. Come sempre, vi semplifica la vita e soprattutto vi consente di limitare gli scarti. Passini. Esistono in tutte le forme e dimensioni, ognuno ha il suo utilizzo, ma per una cucina normale ne bastano un paio. Prendeteli buoni ma non costosi e preferibilmente in metallo. Fruste. Tre è il numero perfetto, una in silicone, l'altra in plastica rigida o metallo, di dimensioni simili e adatte ad amalgamare o montare grandi quantità di composto. La terza di cui avete bisogno, in realtà, è un emulsionatore. Ne esistono di mille forme diverse e vi semplifica la vita per fare piccole cose come sbattere un uovo o fare un po' di acqua e farina. O per emulsionare salse in quantità ridotte. Spatole! Prendete quella che vi piace di più. Anche qui, non usate quelle in metallo per le padelle antiaderenti. L'unico consiglio è che almeno una abbia il gomito, quindi sarà leggermente piegata, perché sarà più facile da utilizzare quando andrete a impiattare il vostro cibo. Termometri! Personalmente mi trovo meglio con quelli digitali, ma si possono utilizzare anche gli analogici in modo identico. Spesso la domanda che mi fate è: quanto ci mette l'arrosto a cuocere? O cose simili. La risposta che vi do è sempre la stessa. Dipende, perché entrano mille fattori in gioco. Pezzatura della carne, tipo di forno, temperatura di cottura. Con il termometro la domanda non sarà più questa, ma a che temperatura lo devo far arrivare? Mortaio. Per chi ama le spezie, piuttosto che prenderle preconfezionate, pestarle da sé è meglio, sprigionano molto più aroma. Leccapentole o Marisa? Abbiatene tante! Anche queste sono di diverse tipologie o materiali, il silicone morbido o plastica rigida, quelle normali per cose fredde, quelle termoresistenti per cose calde. Cucchiaio. The last but not the least, perché infatti a sorpresa è il più importante di tutti. Normalmente si usano gli stessi cucchiai sia per cucinare che per mangiare a tavola. Quindi è bene avere un pacco di cucchiai economici, non in plastica ovviamente, molto capienti per usarli solo ai fornelli. E adesso vediamo i coltelli indispensabili per un appassionato di cucina. Anche se i coltelli di oggi, ahimè, non sono stati forgiati da Hattori Hanzo, vi assicuro che ce ne sono alcuni veramente eccezionali. Spelucchino. È il mio coltello preferito ed è praticamente l'accendino della cucina, perché è quello che perdi oppure ti fregano più spesso. Serve a tutto. Ci peli le verdure, ci pulisci lo spicchio d'aglio, ci puoi scavare. Contro, perde il filo subito perché lo usi per tutto. Coltello a sega.
indispensabile perché serve per molteplici cose, dal taglio del pane al taglio di alimenti acidi, pomodoro, limone, ananas, perché l'acidità rovina il filo del coltello, mentre questo, essendo a sega, resiste di più. Contro: non è preciso, non fa tagli puliti e lascia il segno. Trinciante: è il classico coltello da cuoco. Si riconosce da due elementi: curvatura progressiva della lama e in appoggio sul tagliere la lama tocca prima delle dita. È il più versatile. Ci puoi fare tutto, dalle verdure alla carne. Consiglio, come per gli altri coltelli, di prendere una misura intermedia, 20-30 cm. Nakiri: questo è un coltello pensato per le verdure. Non si può utilizzare nel taglio a scorrimento, ma è ottimo nel taglio in battuta, cioè perpendicolare. E adesso è arrivato il momento di svelare la sezione dei coltelli premium, più professionali e più belli. Vi consiglio sempre di averne qualcuno di questo tipo in cucina. Vi semplificherà molto la vita. Santoku: da non confondere con Sudoku. È la versione giapponese del nostro trinciante. Versatile, puoi lavorare in battuta o a scorrimento. Alcuni Santoku hanno degli incavi, detti tacche di rilascio, che permettono di mantenere aria tra la lama e l'alimento, per non farli appiccicare durante il taglio. E tornando al discorso della qualità della lama, adesso vi faccio vedere la differenza tra un Santoku medio e uno top di gamma. Essendo fatto di un acciaio più duro, la durata del suo filo sarà molto più lunga. Inoltre, la precisione del suo taglio è nettamente superiore. E poi esteticamente è molto più elegante. E infine, il gioiello di questo set. No, non il seghetto alternativo, ma il coltello da sfiletto giapponese, sua maestà, il Tsujiiki. In questo caso in uno stupendo acciaio damascato. Ha quindi la resistenza di un acciaio più duro e la flessibilità di uno più morbido. È perfetto per sfilettare con precisione qualsiasi pesce, perché la sua lama rigida a doppio filo segue perfettamente ogni lisca. Noi naturalmente abbiamo utilizzato una papaya per non sprecarne per una dimostrazione. Va detto che bisogna avere la giusta manualità per poterlo usare. Esiste una versione europea del coltello da sfiletto, che invece ha la lama flessibile ed è più semplice per chi inizia. Ma il Tsujiiki è di qualità maggiore e indubbiamente conta anche il fattore estetico. È bello e in cucina l'occhio vuole la sua parte, anche per chi lavora. Bene, abbiamo visto i coltelli e le attrezzature fondamentali per un appassionato di cucina. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E se avete altre domande, scrivetele nei commenti qua sotto. Ciao!